Rise, non puoi mangiare i titoli. I titoli. Ah, tra l'altro volevo dirvi una cosa. Sabato, prima di uscire per fare la live, era arrivata la ragazza che pulisce un po' la casa e per sbaglio aveva chiuso l'acqua calda e ovviamente aveva usato l'acqua calda per lavare le cose. Vabbè ragazzi, è un costo che diviso 3 sono 10 euro a settimana. E praticamente era finita l'acqua calda, allora ho detto cavolo, no, ma io me la volevo fare una doccia anche per svegliarmi. Cosa ho fatto? Ve lo faccio vedere subito. Non dimmi che l'hai fatta bollire. L'ho fatta bollire dentro la pentola. Porco Dio, lo sapevo. Dio, cane. Ma neanche in Africa si lavano così, Andrea. Ho fatto bollire l'acqua dentro la pentola. Poi siccome era troppo hot l'acqua. Certo, a 100 gradi ti lavi tu. Ma poi con lo scolapasta. No. Te la sei scolata addosso. Che cazzo hai fatto? È ovvio che non mi lavo a 100 gradi. Se mi facevi finire, ho messo un po' di acqua fredda dentro, poi ho messo il gomito per vedere quando aveva raggiunto il punto top di ebollizione, cioè il punto top per farmi la doccia, e poi mi ci sono messo dentro. Ma nella padella? Sì, sono messo con i piedi dentro la padella. Nella stessa nella quale stasera hai cucinato la pasta col pesto? No, la pasta l'avevo ordinata ieri, l'ho mangiata oggi. Tanto hai detto tu che la pasta dopo un giorno era buona, grazie Xaries. Sì, no, questo è fuori di... No, ovviamente no, il che mi sono lavato dentro è uno scherzo. Ho fatto un po' di rovesciate addosso. Sentite ragazzi, volevo farmi la doccia, c'avevo l'acqua calda, l'ho fatta così. Chiamatemi scemo. E vi dico anche una cosa, e ci si riesce benissimo, per cui tanto fate tanto i fighi e mi prendete per il culo, ma se volete fare gli ambientalisti come sono io, così, e ci si riesce, provateci. Io dicevo, cazzo, non ci riuscirò mai, invece ci si riesce. Vabbè, allora ti ordino per il tuo compleanno. Magari una pentola un po' più grande. Ecco, no, pensavo una bella tinozza. La vuoi una bella tinozza come facevano le lavandaie? La vuoi? Un bel tinozzone? Come il medioevo. Ecco, bravo. E poi ultimo step sarebbe quello di mettere un bel pappagallo sotto al letto. Ecco qua. Così uno si mette lì e c'è una sputacchiera magari. La vuoi una sputacchiera? No. No, infatti non mi sono messo dentro perché letteralmente non è una stupidata mettersi dentro. Però ho fatto la doccia ribaltandomi, avendo comunque anche la fortuna di avere i capelli corti, che ho fatto così e poi sono andato al top. Bastava farsi la doccia fredda per una volta. No, doccia fredda con sto freddo. Io la faccio la doccia fredda, ma era veramente fredda. Era uno dei giorni più gelidi dell'anno. La doccia fredda col freddo. Ok, magari in estate, che ci stavo in primavera, ma col freddo.